Ok, ciao amici, adesso facciamo un demo di Siri con il nuovo iPhone 4S. Allora, la custodia qui bianca non è mia, è di Mary Fish, me l'ha data perché adesso ne devo comprare una e non ce l'ho. Non certo vado a comprarla bianca, che bianca è da culattoni, eh. Allora. Guardando se c'era un qualcosa. Ecco, questa tazza di Las Vegas, possiamo mettere l'iPhone così. Notate la mia maglietta, è bellissima. Allora. Vediamo che. Allora, facciamo quella del tempo classica. What's the weather today? Here's the forecast for today. Funzionato. What's the weather in Chicago, Illinois? Okay, here's the weather for Chicago, Illinois today. All right. Remind me to buy the milk. When would you like me to remind you? Tomorrow, evening. Here's your reminder for tomorrow at 6 p.m. Shall I create it? Yeah, sure. Okay, I'll remind you. Funzionato! Facciamola adesso. Vediamo. Ieri sera ho visto un video che uno faceva un casino di domande. Facciamo una della musica. Play Metallica. Here's Enter Sandman. Stop, play Toby Keith. Now playing Beer for My Horses. Boring. Play something classical music. Sorry, I couldn't find something classical in your music. Impossible. It's impossible. What are you talking about? Classical music. Here's some classical music for you. All right. Okay. Play another song. Now playing now. Non so, questa non l'ha capita. Play a random song. Playing all songs, shuffled. Next. Skipping. What's the best smartphone around? You're kidding, right? Capito, no? Gli ho chiesto qual è il miglior smartphone in giro. E lei ha detto: "Ehi, stai scherzando, vero?" Questa era bella, eh. Is Apple the best company in the world? I haven't a clue. Ah, gli ho chiesto. E l'ha capita. Is Apple the best company? Ah, non ha capito. New God, non in the world. E facciamo. Is Apple the best company in the world? I can't answer that. Sta
Stavolta l'ha capita in the world. Me l'ha sottolineato, non so perché, vediamo. World. È giusto, però non so perché. Però non può. Can you tell me something about the Samsung Galaxy? The time is 9:59 a.m. Questa non l'ha capita. What's... fanculo. The time is 9:59 a.m. Oh, come ho capito! What is Android Operating System? Sorry, I don't understand. Oh. Wanted that I'm joyable breaking system. Search Android on Google. Searching the web for it underlined. Fanculo. Guarda, lancia Google con la musica sotto. Però poi quando va su Google, praticamente non hai più Siri. Timer. Fanculo. Aspettato troppo, non mi viene la cosa. Sorry, Mirko, I didn't get that. Vedi che intelligenza. What time? What time is it now? The time is 10 a.m. Wake me up tomorrow morning at 5 o'clock. It's 10 a.m. Oh, come ho capito! Wake me up at 10 o'clock tomorrow morning. Okay, I set it for 10 a.m. Timer 3 minutes. Sorry, there aren't any notes matching by Matt Amy. Questo non l'ha capito. Create a timer for 3 minutes. Noted. Ah, mi ha fatto una note. Note, Mary Fisher is an American person. Period. Here's your note. È venuta una merda stanotte. Allora, facciamo un'altra roba. Allora, fatemi una domanda, cosa volete che gli chieda? Allora. Tell me about Bill's Gate. Sorry, there aren't any notes matching to be a date. Affanculo, non voglio un notes di merda. Com'era che si faceva la... Ah, vediamo, quando schiacci... Vediamo. Com'è che si fa a vedere le domande che posso fare? Allora, Rambo, questo giornale... Come vanno le cacchie di... ma non beve la birra, neanche Steve Jobs beve la birra. Any Italian restaurant around here? I found a number of Italian restaurants. Four of them are fairly close to you. Ah, guarda, questa l'ha beccato. C'è Loop Pizza Grill, Russo Italian Restaurant. What about Chinese food? I found a number of Chinese restaurants. Two of them are fairly close to you. How many gigabyte do you have? Let me check that for you. Would you like to search the web for how many gigabytes to do you weather? Did you win? No. Okay. Era quasi giusto, però alla fine l'ha sbagliata. No, non capisce un cavolo una parola grossa. Capisce abbastanza. Poi c'è da dire che io ho un po' l'accento non americano. Con Mary Fish andava tutto benissimo. La prima domanda che gli ho fatto era tipo: fammi vedere le azioni di Apple. Non l'ha capita per niente. L'ha fatta Mary Fish? Perfetto, subito.
Show me Apple stocks. Mirko, I don't understand. Show me Apple stocks. Vedi? Show me the Apple stocks. Com'è possibile che non capisce la parola Apple? Ah, forse facciamo la pronuncia con la E, perché voci di corridoio dicono che Apple non si dice Apple con la E, come teoricamente si dovrebbe dire. Si dice Apple con la A. Che gli americani c'è tutte queste regole un po' astruse. Show me the Apple stock. Apple went up quite a bit yesterday. Visto? $422. Visto? Guarda come è salita. Neanche la scomparsa di Steve Jobs. Allora, cos'è che posso chiederci? Allora, quant'è che costa da voi l'iPhone? 800 euro? Ma quanti dollari saranno? How many American dollars are 800 euros? I don't see many American dollars are in your address book. Should I look for businesses by that name? No. Okay. How many dollars are 800 euros? I don't see many dollars are in your address book. Ma vaffanculo. Should I look for businesses by that name? Non mi fai. No. Okay. How many are 800 euros in dollars? I found two Honda dealers. Tap the one you want to call. Ho fatto l'accento un po' inglese, eh? Non è venuto. Hey, yo, bro, give me the 800 euro, America, yo! Ho fatto l'accento rapper. Hey, yo, bro. I found four restaurants whose reviews mention egg a little ways from Dola, West Virginia. Però ho capito, guarda, ha scritto hey, yo, bro, give me the best egg under your yo. Lo yo l'ha scritto anche giusto, eh. Mirko, da quanto è il tuo? Però l'altro giorno rifacciamo. Allora, how many euros are How many euros are $5? I found a number of hotels a little ways from Dola, West Virginia. Oh, ieri andava, mi era venuto. My apologies. L'ho già chiesto chi è il più bel chi è il più bel telefono del Reame. Mi ha detto, ehi, stai scherzando? Allora lo facciamo. Reame Realm, si dice Realm. Who's the best phone in the realm? The one you're holding. Capito? Quello che stai avendo in mano. Vai che ci sono genialoidi alla Apple, ho messo tutte queste domande. Qua. Perché questo, vabbè, dai, dopo un po' uno gli viene in mente di fare la classica frase tipo specchio, specchio, chi è il più bello del reame. E tac, l'hanno messo. Allora, che altra domanda? Un'altra domanda. Ok, un messaggio. Oh. Send a message to Mary Fisher. To whom shall I send this message? Mary Fisher. These are the phone numbers and email addresses for contacts named Mary Fisher. Which one should I use? Use email. These are the phone numbers and email addresses for contacts named Mary Fisher. Which one should I use? Mary at MaryFisherDesign.com.
These are the phone numbers and email addresses for contacts named Mary Fisher. Which one should I use? Work phone 398-3699. Work 398-3699. I updated your message. Ready to send it? No, don't send it. Okay, I won't send it. Allora. How many miles are from here to New York? I found 25 places matching York. Tap the one you... How many miles are from here to New York? I found 25 places matching York. Give me direction from here to New York. Sorry, Mirko. I can only get directions starting from your current location. Okay, do that. Gli ho chiesto di mettere la mappa. Sta pensando. Give me direction to New York. Oh, è andato offline. Uh-oh, something's wrong. Can you try again? Ok, stop it. Mi è andato offline tutto, disconnesso. Com'è possibile? Questa cacchio di... Cioè... Io non lo so, internet, mentre sto facendo cose importanti, il modem si è disconnesso. Vabbè, c'è la telecamera. Direction to St. Augustine, Florida. I don't see any places matching St. Augustine. Sorry about that. Vabbè, direction ovviamente è sbagliato. Adesso riprovo un accentone. Direction to New York City. I found a number of places not far from York Street. Play Metallica. Now playing Enter Sandman. Next song. Skipping. C'era solo quella. Ma Peppale, è andata la connessione. What's the best computer in the world? Adesso sta andando in 3G, perché la connessione evidentemente... The Apple Macintosh is my favorite computer. Ha funzionato! E qual è il più bel computer del mondo? L'Apple Computer Macintosh è il mio computer preferito. E c'ha tutte queste frasi fatte. Can you tell me something about Ubuntu? Checking your calendar. Non capisce queste cose. Vabbè, ma aspetta, fammi vedere le altre domande che si possono fare. Allora, stop. No, che cavolo. Ok, the music stopped. Ok, va bene. Brava, hai fatto bene. Allora, remind me, allora si può fare set up a meeting, remind me to call mom, how do I get home? How do I get home non è male, perché mettiamo se nel casino dici how do I get home? Adesso lo provo, Wake me up, Michelle address note, search how many calories in a bagel. Ah, proviamo anche quello. Com'è che si fa quello di Wikipedia? Forse dice solo Wikipedia.
How many calories are in a bagel? Let me think. Ma How dai! about a web search for how many calories are in a bagel? Yes. Searching the web for how many calories are in a bagel. Aspetta, stai lì che vado a vedere di là cosa è successo al network. Ciuschi, che cavolo hai combinato? Sei sempre te, eh? Spattaccare, spattaccare, toccare tutto. Non so cosa fate, toccate tutto. Tocca qui, tocca là, e cicchi cicchi, e cicchi ciac. Allora. Mi viene più Are una. you? How are you? Finer than frog hair, Mirko. Allora, ha capito come stai? E mi ha detto meglio di un capello di rana, Mirko. Sarà una frase americana per dire benissimo. Finer than a frog hair. Meglio di un. Who are you? Uh-oh, I don't have a phone number for Anna Ronco. Who are you? Sorry, I don't understand. Why you? Who are? Vaffanculo, troppo lento. Sorry, I don't understand. Where? Tell me direction to home. From now on, I'll call you directions to home, okay? No. Okay. Com'è che era la domanda per fare le direzioni? How do I get home? Okay. How do I get home? Here are directions to Mirko Bonnet home address. Ah, questo ha funzionato. Yeah. Sono già a casa, allora. How do I get to Miami? Here's Miami. No, mi ha dato solo direction to Miami. Here are directions to 14517 Woodfield Circle North, Jacksonville. Però non ha fatto. Non ha fatto quello che doveva. Vabbè, l'ultima domanda, se il network riparte, che palle, cioè io sto facendo il video, network morto. Eccoci, oh, stop that, save recording, oh, save it. Vabbè, allora per il momento è tutto, ciao a tutti! Ecco, sono ritornato, mi era caduto il network. Mentre spattaccavo ho scoperto delle frasi interessanti, ad esempio, intelligenti. Tell me a joke. I can't. I always forget the punchline. No, aspetta, per prima. Tell me another joke. Mirko, I don't really know any good jokes. None, in fact. No, notare che per la stessa domanda, dimmi la barzelletta, mi ha fatto tre risposte diverse. La prima è stata: allora, ci sono due iPhone che entrano in un bar. Ah, poi ho dimenticato il resto. La seconda volta ha detto: non posso, no, mi scordo sempre
la punchline, che sarebbe la battutona, insomma, la frase battuta. Poi glielo ho detto di nuovo, ho detto non ne ho, non so nessuno. Ok, prossima. Tell me a good recipe. Let me think about that. I can't answer that, but I could search the web for it, if you like. Yes, I like. Searching for tell me a good recipe. Ehi, ok, ho trovato una recipe. Good recipe. Prossima! Da quanto tempo dicevo, da quanto tempo? Dimmi. What's your favorite fruit? I don't know what you mean by. What's your favorite fruit? Perché non mangia. Però aspetta, l'ho fatto prima. Ah sì. What's the best computer? The Apple Macintosh is my favorite computer. Il miglior computer, ho detto, the Apple Macintosh is my favorite computer. Ma no, non, quelli non funzionano, quei comandi specifici. When Steve Jobs died? Sorry, I don't understand. When Steve Jobs die. Ovviamente ho sbagliato un po' la grammatica, però non gliel'hanno programmato. Perché Siri è uscito prima che Steve Jobs morisse, quindi non lo sa. Non lo sa ancora. Allora, prossima. Cosa volete? How many dollars are 800 euros? Mirko, I don't understand. How many dollars fine you 800? €800 in dollars? Oh. Checking my sources. Per I vedere found this for you. quanto costa l'iPhone, quanto costerebbe l'iPhone in America se lo dovessi pagare in euros. Mi costerebbe 1100 dollari. In Giappone mi costerebbe 85.000 yen. Bellino, bellino. Facciamo una conversione miles chilometri. One miles. Ho sbagliato. One mile to kilometer. Let me think. Ah, I capisco. found this for you. Ok, 1601.6 chilometri. Oppure 5.280 piedi, 1.600 metri, 160.000 centimetri, 0,8 miglia nautiche. Poi abbiamo anche delle conversioni. Bla 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 bla. Allora, la luce viaggia a un tempo t dentro un vuoto assoluto. E si può tradurre dalla formula t uguale x diviso c, dove c sta per la velocità della luce. Quindi il tempo è di 5, microsecondi. Che cavolo c'entra? Non lo so. Però è bello, eh. Beh, questo viene da Wolfram Alpha, che non è un sito mai sentito. Knock knock. Knock knock. Who is there? L'ha Mirko. capito! Mirko who? Ha fatto una Mirko, I battuta! don't do knock knock jokes. Allora, ha detto, io ho fatto knock knock. Lei ha detto knock knock. Chi è? Mirko! 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 Io non faccio knock knock jokes. Rifacciamoli. Knock knock! Sorry, I don't understand. Nothing on. Allora, esistono gli alieni?
Do you believe in UFO? Sorry, Mirko, I'm afraid I can't do that. Com'erano quelle frasi che c'erano nel film Odissea dello Spazio che il computer diceva: I'm afraid, Dave, I cannot do that. Oh, secondo me, guardi, ce li hanno schiaffati qualche domanda che il protagonista la faceva al computer, però non me la ricorda nessuno. Allora, ditemi una domanda che gli facevano. Ad I'm afraid, Dave. Al. Where do I pee? Here's Wendell. Where do I pee? I don't know what you mean by where do I pee? What's my IP? International paper closed up yesterday. Ah, $26.01. ma dato lo stock, la borsa di IP, International Paper Company. Allora. Tell me Netflix stocks. Netflix closed at $116.04 yesterday. Guarda com'è andato giù di brutto Netflix, che tra l'altro è il mio servizio preferito per guardare filmetti. Ieri sera me ne sono sparati per 3 ore. Allora, qual è il tuo mime? No, capisci quello. Oh, will you marry this? Allora, tell me the story of Little Red Riding Hood. Netflix closed down somewhat yesterday. Oh, come ho capito? Sei il grillo parlante. $116.04. Che film è? Che film è? Questo l'ho dovuto fare per gli amici della webcam qui che non avevano sentito la storia del grillo parlante. Mimi, stai facendo la cartella clinica. Sembri il grillo parlante. Allora, prossima. Do I have any appointment today? Yes, you have 16 appointments for Ehi, today. manager qua, 16 appuntamenti oggi. Sì, ma perché sono tutti quelli meeting, camping. Poi tra l'altro quando ho fatto sync mi ha duplicato un casino di robe, praticamente ho 3 duplicazioni di ogni cosa. Allora, vediamo se c'è qualcosa. What about tomorrow? Okay, Mirko. I found for appointments for tomorrow. Abbiamo un hiking e un photography. Do you believe in God? I found 8 churches. 7 of them are not far from you. Ha capito la domanda, però non ha capito la risposta. Ma ha fatto vedere le chiese. Does Siri believe in God? Checking on that for you. I don't know that. Would you like to search the web for it? No. Okay. Open the pod bay doors. I'm sorry, Mirko. I'm afraid I can't do that. Ah! L'ha fatta anche con Are l'accento! you happy now? Sei contento adesso? Bellezza! E questo Android sicuro non lo fa! L'ha fatto! 800 euro spesi bene, voi direte. I'm sorry. Ah, volevo vedere se me lo poteva ridire. Open the pod bay doors. Sai. Sai, come dire, che tristezza. Repeat that. Sai. Sai. Ah, sì, però, allora, come faccio a farmi ripetere quell'altro?
Ma queste sono domande troppo che non le capisce. Play a random song. Playing all songs. Shuffled. Capito questa. Skip song. Play something country music. Here's some country music for you. Play something pop. I couldn't find something pop in your music. Hai capito something pop come something pop? Tell me a story. Once upon a time. No, it's too silly. Anche questa l'ha capito, ha detto c'era una volta, no, è troppo stupido. Prossima! Give me a rhyme. Sorry, I couldn't find any places matching rhyme. Ha capito la domanda, ma non ha capito la risposta. Are you talking to me? I can't answer that. Are you talking to me? No comment. Are you talking with me? I don't know what you mean by. I live in New York. Che film è? Che film è? Are you smart? We were talking about you, not me. You talking to me? I'm the only one here. I don't know what you mean by. Or I'm the auto run eater. Hai visto come è venuto bene Taxi Driver? L'ho già fatto. Who is the best phone? Who is the best phone? With whom would you like to speak? Who is the best phone in the world? I don't see into what. L'ha fatta prima, adesso non va. Stai zitto. Allora, Sorry, I don't under. Shut Okay. Prossima. Ne trovo un'altra simpatica, trovo un'altra simpatica. When they are going to release the new iPhone 5? Here's the forecast for today through this Thursday. When they are going to release the iPhone 5? Everything you need to know about Apple products is at Apple's website. Questa l'ha capita. Tutto quello che devi sapere sugli Apple Product è sull'Apple website, mi ha fatto anche il link. E basta. When is Thanksgiving Day? Saturday, October 15th, 2011.
Possibile, sempre di giovedì. Questa è completamente sbagliata. L'ha capita la domanda, però la risposta c'è un errore, perché è di giovedì e poi è a novembre. Allora, com'è che si dice? No. Who was born? The egg o the chicken? Qui ho sbagliato tutto. Vaffanculo, stai zitta. I don't know what you mean by, or was born the egg that I'll be a cheeky girl's me of the. Allora, okay. Who was born? The egg or the hen first? Let me think about Shut up. that. I love you. Is that so? I love you. Is that so? I love you. Impossible. Ah, oh, questa l'ha capita, ha detto impossible. Quit all open applications. Okay, here's a place matching application. Quit all applications. Mirko, I don't understand. Quaint all application. Questo non lo capisce. Nine to five Mac. Sorry, Mirko, I don't see Mac in your contacts. Parola segreta, non ha funzionato niente. Va bene, questo è tutto per il video. Ciao!